Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia. Buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. È stata ritrovata a Forte Marghera una mina anticarro di forma cerchio del diametro di circa 20 cm risalente alla Seconda Guerra Mondiale. È successo domenica durante lo svolgimento del Venezia Comics, quando un partecipante, probabilmente esperto in tematiche militari e ordigni bellici, ha notato appunto la mina e ha avvisato subito le forze dell'ordine. Giunti sul posto, i carabinieri hanno recintato la zona in attesa di disposizioni da parte della prefettura per le operazioni di bonifica. Cambiamo argomento. Piazza Mercato a Marghera, via libera al progetto da parte della Giunta Comunale di Venezia. L'intervento prevede la realizzazione di una nuova piazza interdetta al traffico veicolare motorizzato che mette in connessione l'edificio biblioteca Mercato con il giardino pubblico di Piazzale Concordia. La nuova piazza amplierà anche lo spazio a disposizione del mercato scoperto settimanale che si svolge il martedì e il sabato mattina. L'investimento per l'intervento è di 3.900.000 euro. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. E si celebra oggi 8 maggio la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, data scelta in quanto anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del movimento. Nel territorio comunale di Venezia stamattina Villa Querini, l'assessore comunale alla coesione sociale Simone Venturini ha ricevuto dal presidente del comitato di Venezia Marco Semenzato e dal direttore amministrativo Alessandro Carraro una bandiera dell'associazione e questa sera i palazzi comunali di Ca' Farsetti e Ca' Loredana a Venezia e il municipio e la torre civica Mestre saranno illuminati con luci di colore rosso. Apriamo la pagina della cultura. Prenderanno avvio domani sera alle ore 21 al Cinema Dante di Mestre le proiezioni dei 4 film finalisti del Lux Audience Award di quest'anno, iniziative organizzate in collaborazione tra Parlamento Europeo di Milano, Cinema Dante, Cinit Cineforum Italiano e Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia. Le proiezioni saranno in lingua originale con sottotitoli in italiano, con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti. Chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.